anche in un guardo a darmi di parlare di inconvenienze. Finita la cerimonia e siamo proprio nel tratto dove è stata intestata la strada Renato Filippelli. Abbiamo vicino alla nostra postazione della telecamera il sindaco di Minturno. Sindaco, perché ha intestato questa strada lo scrittore Filippelli? Ma è un procedimento che aveva incominciato la vecchia amministrazione con il sindaco Paolo Graziano. Ma perché? Perché Filippelli è stato un uomo di una cultura straordinaria che ha dato lustro al nostro paese, un personaggio, un poeta di caratura nazionale, e quindi ci è sembrato giusto anche a noi proseguire su questa strada e dedicargli tra l'altro una strada che porta al liceo scientifico dove lui aveva insegnato, e soprattutto è una metafora quella di intitolargli una strada affinché appunto Filippelli possa indicare una strada, quella della poesia, alle nuove generazioni. La poesia è intesa come bellezza, come emotività, in un mondo invece in cui sembra trovare spazio solo la violenza, la bruttezza, l'egoismo, l'individualismo. Intitolare strade, piazze, scuole a personaggi che hanno fatto la storia della nostra comunità ha un triplice significato. Innanzitutto cristallizza il ricordo del passato, nel presente costruisce un senso di appartenenza e un orgoglio identitario, e indica per il futuro la strada alle nuove generazioni, perché non c'è futuro se non ci sono radici. Questo è il senso di queste intitolazioni. Ne abbiamo fatte diverse nelle ultime settimane proprio per ricordare i personaggi che tanto hanno dato alla nostra comunità e che sono un esempio da seguire per le nuove generazioni. Grazie sindaco. Grazie a voi.